Eccoci qua, ciao a tutti e tutte e finalmente parliamo del Salone del Libro di Torino, o meglio di quella che è stata la mia personale esperienza. Perché sì, ci sono stata, sì, ho pubblicato il blog, però appunto non è che emerge chissà quanto di quello che ho pensato e provato da quel video. Allora, diciamo che innanzitutto la prima cosa che invece emerge dal vlog è un poco latente disagio provocato dall'affollamento al salone. Il salone era pieno di gente e addirittura io sono stata la domenica, quando invece pubblicando le stories su Instagram, le risposte che ottenevo, le reazioni che ottenevo erano quelle del dire Mavi, guarda che ieri ce n'era molta di più di gente, quindi addirittura mi sono dovuta sentire fortunata del fatto di aver deciso totalmente a caso di non partecipare al salone il sabato, bensì la domenica. Io credo che se fossi venuta sabato sarei durata molto molto meno all'interno del salone e sarei andata via molto molto prima rispetto a quello che invece poi è successo domenica. Domenica infatti ho retto fino alle 15. Ed ero entrata alle 9:30, nonostante il salone aprisse alle 10, perché appunto col fatto dell'accredito stampa cominciavano a far entrare le persone accreditate alle 9:30 e ne abbiamo approfittato. E la sensazione è stata proprio di un cambiamento repentino e totale dal momento in cui hanno aperto le porte, diciamo, perché il padiglione 1 era quello in cui le persone si fiondavano subito appena entrate e dove eravamo anche io e Giancarlo non appena siamo entrati, è stato quello che si è riempito subito e la sensazione è stata molto claustrofobica. Però ecco, a prescindere da questo, sicuramente come tutti gli anni è sicuramente una bella esperienza per il fatto che comunque hai il contatto diretto con gli editori, nonostante il fatto che comunque quello che poi è venuto meno per la calca e per appunto questa moltitudine di gente che vi era all'interno era proprio questo, il fatto di non potersi rapportare, non potersi comunque non poter parlare con gli editori in maniera tranquilla, cioè molte delle cose che ho acquistato erano cose che già sapevo che volevo acquistare, quindi mi è proprio mancato il dire magari parlando con l'editore scopro qualcosa di nuovo e magari vengo condizionata, vengo influenzata a comprare qualcosa che non era minimamente nella mia wishlist. E invece guardando il diciamo quello che poi ho acquistato, sono tutte cose che io avevo già in lista prima di partire per Torino e che poi appunto ho comprato perché già sapevo che volevo comprare. Solo due mi pare non. Uno è stato un acquisto di impulso alla libreria del Golem, quindi fuori dal contesto del Salone del Libro Torino. Mentre per quanto riguarda il secondo sono stata influenzata da Indagini, che è il podcast del Post, famosissimo, che non devo stare qui a dirvi di cosa si tratta. Tratta casi di cronaca nera, non tanto per il fatto in sé, quanto per le indagini che poi sono venute successivamente al caso. Quindi molto interessante, molto intrippante e niente, comunque una cosa per volta e comincio a farvi vedere i libri che ho preso. Voglio cominciare con un regalo, il regalo che mi è stato fatto dalla casa editrice Eris Edizioni, con cui ho rapporti da anni e a cui voglio veramente tantissimo bene per il rapporto che abbiamo, per le collaborazioni che ci sono state, per i romanzi che ho avuto la possibilità di leggere e scoprire grazie a loro. E appunto mi hanno regalato tutti e cinque i libri della loro nuova collana, che già mi avevano, era una collana che già mi avevano introdotto, mi ricordo quando sono andata al Salone del Libro di Torino, non dell'anno scorso, perché io mancai all'edizione 2022 di maggio, ma quella che fecero nel 2021 a ottobre. Mi avevano introdotto questa nuova collana che sarebbe nata di lì a poco, mi avevano introdotto il concept, quindi è stato bello poi vederla nascere e vedere sul
nello stand tutti i libri nati da questa collana. La collana si chiama I Tardigradi, ed è una collana dedicata al fantastico e sono appunto tutti i racconti, tutti i libri scritti da autori e autrici italiane, e appunto questa è la collana. Quello che è bello è che non si tratta di veri e propri romanzi, ma si tratta di racconti. Il formato infatti è molto piccolino, come potete vedere sono tutti racconti. A parte il fatto che sono curiosissima di leggerle, credo che proprio l'idea grafica che è stata sviluppata sia molto molto bella. Tutte le copertine appunto presentano il nome e il titolo secondo appunto con questo fonte qui e con questi colori qui, ma è la parte della quarta di copertina che è bellissima secondo me. Vi faccio vedere appunto le illustrazioni con la sinossi qui in fondo, ma sono incredibili, cioè li amo veramente. Quindi penso che li leggerò tutti insieme e poi ve ne parlerò in un'unica volta, come credo che meritino alla fine. Sempre per quanto riguarda Eris Edizioni, oltre al regalo, ho anche acquistato una graphic novel, ne ho ancora un questo dubbio veramente incredibile, che è Drinking at the Movies, un anno a New York di Julia Vers. E anche questo era in wishlist da tantissimo tempo, perché innanzitutto per un motivo molto semplice, che forse è anche quello per cui molte persone si ritrovano a comprare graphic novel, cioè che amavo moltissimo le tavole e lo stile. Questo bianco e nero super semplice, con questa ragazzina con questo viso super particolare, con questi occhi grandissimi. E poi cos'è che poi alla fine mi ha convinta definitivamente ad acquistarlo? Perché ovviamente il graphic novel parla del primo anno in cui Julia Vers è stata a New York. Julia Vers a 20 anni si trasferisce da San Francisco a New York e in questo graphic novel racconta il suo primo anno nella Grande Mela. Quindi essendo stata a New York a dicembre, comunque avendone subito fortemente il fascino, avevo voglia di tornare un po' a New York e ho deciso di farlo con il graphic novel di Julia Vers. Poi, parlando di acquisti che avevo già meditato di fare, vi farò vedere poi in fondo quelli che sono venuti fuori così d'impulso. Abbiamo Infanzia di Tove Ditlevsen, l'avrò detto malissimo. Comunque, Tove Ditlevsen se ne sta sentendo parlare ultimamente tantissimo, io ormai la vedo ovunque e ha ovviamente questa cosa ha scaturito la mia curiosità perché si tratta di. Sono tre romanzi che fanno parte della cosiddetta trilogia di Copenaghen, dove questa scrittrice danese appunto si è cimentata nel raccontare, nel fare appunto la sua opera autobiografica, suddivisa appunto in questi tre romanzi. Viene paragonata spesso a Anne Ernaux, che anche lei ha fatto della sua autobiografia un po' diciamo la sua firma, perché tutti i romanzi di Anne Ernaux sappiamo che provengono da eventi, hanno come diciamo fulcro un evento relativo alla vita della scrittrice che poi viene contestualizzato all'interno della storia e della storia e della politica della Francia. Non so se Ditlevsen ha fatto la stessa cosa, ma è stata sicuramente una donna fuori dal comune. Sono curiosissima di leggere la sua autobiografia, proprio perché, a quanto ho capito, è scritta in maniera incredibile, cioè proprio romanzi che devono essere letti. Quindi questo è il primo, Infanzia, non mi ricordo come si chiamano gli altri due, sono pubblicati da Fazzi Editore. Poi, per quanto riguarda sempre gli acquisti che già meditavo di fare, abbiamo casa editrice Tlon con il mostruoso femminile, che era in wishlist, io credo, da anni. Poi l'ho visto recentemente su Instagram che veniva letto e commentato da qualcuna di voi,
Non mi ricordo, era se ti rivedi, perché è proprio una cosa recentissima, cioè una cosa di queste ultime settimane. E appunto, se ti riconosci in quello che sto dicendo, scrivimelo sotto nei commenti, perché io vedo e dimentico, ormai l'età comincia a essere quella che è. Quindi il mostruoso femminile, dove a quanto ho capito con riferimenti al mondo della letteratura, al mondo del cinema, si cerca di in qualche modo sviscerare, si cerca di capire cos'è appunto che il patriarcato teme della figura della donna e quando è che la donna viene considerata mostruosa. Quindi molto molto interessante e va appunto a far parte, va a finire insieme a tutti gli altri saggi, ormai cominciano a essere un po', nella mia piccola biblioteca femminista. Poi, per quanto riguarda ancora romanzi che già meditavo di acquistare, L'eredità delle dee di Caterina Tukova. Perché io ho deciso veramente di complicarmi la vita con tutti i nomi di scrittrici facilissimi. Qui siamo da Keller. Io di Keller avevo letto Riproduzione. Di Keller avevo letto Riproduzione di Ian Williams, che era un romanzo, che avevo trovato pazzo, pazzo totale, geniale, sicuramente geniale, ma mi era piaciuto perché aveva osato tantissimo, anche con una certa, diciamo, maestria, nel senso aveva osato, ma riuscendo, secondo me, abbastanza in quello che voleva fare. E comunque era un romanzo pazzissimo. E Keller mi era rimasto appunto impressa come casa editrice, dopo la lettura di questo romanzo e mi ero ripromessa di leggere qualcos'altro di questa casa editrice. Un giorno di poco tempo fa vado all'Ornitorinco, la libreria di cui già vi ho parlato alcune volte a Firenze, e ho visto che questo libro era consigliato con tanto di fascetta e quindi niente, mi ha incuriosito, mi sono avvicinata e è andato a finire nella mia wishlist. E appunto al Salone del Libro di Torino, quando ho visto lo stand della casa editrice, mi sono subito avvicinata e alla fine l'ho acquistato. Anche perché c'era una ragazza facente parte della casa editrice Keller che me ne ha parlato benissimo, me lo ha sponsorizzato benissimo, quindi ecco, chi sono io per dire di no? E a quanto ho capito è una trama un po' complicata, quindi mi aiuterò di nuovo con la letta. Sulle montagne dei Carpazi Bianchi, nella comunità di Zitkova, vive da tempo immemorabile una stirpe di donne dotate di poteri eccezionali. Guaritrici, preveggenti, tramandano la loro arte di madre in figlia e vengono chiamate dee. A quanto ho capito, la protagonista invece nasce senza nessun tipo di potere, quindi viene fuori come una donna normale e ci sarà una sorta di indagine, che la porterà a indagare su questa stirpe di donne con questi poteri eccezionali e il romanzo viene definito come un mix, un connubio di, vari generi, tra cui il romanzo storico, il thriller, l'esplorazione etnografica, indagine sulla magia, affresco epocale e ricerca delle radici. Io ho letto sta cosa e ho detto wow, io lo devo leggere, cioè è bellissimo. E ci troviamo la scrittrice Caterina Tukova, è della Repubblica Ceca, quindi siamo letteratura ceca. Passiamo adesso all'unico romanzo che invece vi avevo spoilerato già su Instagram, perché in questa settimana di ritorno dal salone ha vinto anche il Booker Prize. E si tratta di Georgi Gospodinov, via oggi proprio, mi sono voluta benissimo. Georgi Gospodinov con Crono Rifugio, edito da Voland. Dovete credermi, io credo di non aver mai letto niente della casa editrice Voland, so che è la casa editrice che pubblica in Italia Amelie Nothomb, che io non ho mai letto, so grandissima mancanza, mea culpa, e quindi niente, Crono Rifugio, anche questo già volevo acquistarlo perché l'aveva letto Serafina, che trovate anche su YouTube come Storie di Sera.
Quindi mi aveva incuriosito e ho deciso di acquistarlo. Anche qui la trama è assolutamente pazza, ma di un pazzo che a me piace, perché praticamente, anche qui mi aiuto perché non mi ricordo tutto, Gaustin, un bizzarro personaggio che vaga nel tempo, inaugura a Zurigo una clinica del passato, dove accoglie quanti hanno perso la memoria per aiutarli a riappropriarsi dei loro ricordi. E io già qui ero conquistata in realtà, quando cioè, le cose che riguardano il tempo, la memoria, non so, hanno un fascino particolare su di me. Non solo la maternità ha un fascino particolare su di me, a quanto pare. E quindi niente, ho deciso di leggerlo. Aveva già vinto comunque anche il premio Strega europeo nel 2021. Quindi ecco, un romanzo pluripremiato e vi saprò dire. Mentre questo è stato invece uno dei pochi acquisti fatti non in maniera premeditata, ma perché durante il viaggio, sia all'andata che al ritorno, ma questo è figlio del viaggio dell'andata, abbiamo ascoltato ininterrottamente io e Giancarlo appunto il podcast Indagini. E in una puntata, mi pare. Sì, nella puntata dedicata a Anna Maria Franzoni viene citato questo saggio che appunto poi ho acquistato da Mimesis, che è Madri assassine, maternità e figlicidio nel post-patriarcato. Perché già nel... è piccolissimo, sarà un centinaio di pagine. Questo perché all'interno del podcast veniva fatta un'osservazione che mi aveva abbastanza colpito, ovvero il fatto che il caso di Cronaca Nera di Anna Maria Franzoni è stato un po' il primo, no, in Italia ad essere seguito così tanto, ad aver scatenato tutto appunto quel delirio mediatico. E ci si chiedeva il perché. Il perché è il fatto che in Italia la figura della madre è una figura sacra, e questo lo sappiamo, ne abbiamo già parlato tantissimo anche per quanto riguarda altri libri che avevo già letto, cioè comunque è una cosa risaputa. In Italia c'è il mito della madre. La madre è sacra, il rapporto madre-figlio è altrettanto intoccabile. Quindi in Italia il fatto che fosse accaduto qualcosa di così oscuro legato al rapporto madre-figlio, e soprattutto il fatto che l'avesse fatto la madre ai danni del figlio, una cosa tanto atroce, aveva sicuramente scatenato il putiferio, aveva diviso l'opinione pubblica e sicuramente era ciò che aveva reso poi così morbosa l'attenzione delle persone nei confronti di questo caso. Per esempio, appunto, veniva detto fosse successo in Nord Europa la stessa cosa, non ci sarebbe stata così tanto morbosità, perché è proprio una cosa caratteristica italiana il fatto di vedere come sacro il rapporto della madre con i figli. Quindi appunto veniva citato questo piccolissimo saggio e a quel punto mi ha incuriosito moltissimo e quando poi l'ho visto anche allo stand di Mimesis l'ho acquistato subito. Vi saprò dire, tanto nel momento in cui deciderò di leggerlo sarà una lettura molto veloce. Mentre qui abbiamo per finire l'ultimo acquisto alla libreria del Golem, che in realtà ho visitato prima rispetto al Salone del Libro, perché sono andata sabato. Sono andata sabato e avevano una selezione pazzesca, un sacco di editoria indipendente, veramente come mi piacerebbe fosse la selezione di una mia ipotetica libreria qualora dovessi aprirla. Cioè, bella, 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 davvero una bellissima selezione. E anche qui in realtà è stato un acquisto puramente d'impulso. Perché ho visto questa graphic, non so se si possa definire graphic novel, perché in realtà sono una serie di vignette, addirittura viene dedicato per ogni pagina, c'è cioè una tematica con appunto una pagina in cui tutto inizia e finisce, quindi non credo si possa definire graphic novel. Non lo so. Comunque sono stata colpita da ovviamente le tavole, che non so se posso farvi vedere perché sono veramente molto esplicite a livello proprio
sessuale, quindi non so se poi vengo in qualche modo, se non so, non rischiamo, quindi non ve le faccio vedere, vediamo se trovo magari la cosa meno esplicita di tutte. Comunque, ecco, questi disegni così, non lo so, mi piaceva dal punto di vista grafico, molto semplicemente, mi piaceva il fatto che fosse stra mega esplicito, quindi ho deciso di acquistarlo, ripeto, totali impulso, niente di più, niente di meno. Faccio vedere anche il dietro perché mi sembra abbastanza innocente, almeno per quanto riguarda YouTube. Ed è della D Editore. E poi l'ho rivisto anche al Salone del Libro di Torino, ne avevano in tantissime copie, quindi presuppongo sia uno diciamo delle loro opere più vendute, non lo so perché non l'avevo mai visto prima, quindi niente, aveva catturato la mia attenzione e ho deciso di acquistarlo. Vi farò sapere anche questo molto presto perché io credo si legga in 10 minuti, non di più. Diciamo è più una cosa che ho comprato perché mi piaceva dal punto di vista estetico e va bene così, va benissimo così. Quindi niente, questo alla fine è ciò che ho portato a casa dal Salone del Libro di Torino. Poteva andare peggio, quindi mi reputo, cioè sono stata brava, sono stata molto brava e comunque sono contenta perché erano tutti i libri che desideravo, quindi a parte questi due acquisti che non erano stati premeditati, erano tutte cose che desideravo moltissimo leggere, quindi va benissimo così, diciamo. Quindi aspetto di sapere anche le vostre esperienze al salone, anche se molte di queste già le conosco, ne abbiamo già parlato nei direct tra di noi e anche cosa avete acquistato e cosa ne pensate di questi librini qua, se qualcuno l'avete già letto, se qualcosa vi ha incuriosito, niente, parliamone, vi aspetto nei commenti o ovunque voi vogliate, sapete dove trovarmi. Quindi ciao a tutti e a tutte e ci vediamo presto!